Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova pillola dedicata all'argomento Shopify. Io sono Federico Carminati, il docente di scuola e-commerce per il corso Shopify Power Training. Oggi andremo a trattare un argomento molto semplice, però sicuramente interessante, che è quello dei codici sconto. Dunque, andremo a vedere all'interno della piattaforma di Shopify come creare un codice sconto, dove crearlo e quali sono tutte le impostazioni che possiamo generare attraverso Shopify. Dunque, spostiamoci subito sul computer e andiamo a vedere nello specifico. Bene, spostiamoci nella home, eccoci qua. Come possiamo vedere, abbiamo subito la sezione qui in parte dove abbiamo home, ordini, prodotti, clienti, analisi, marketing, sconti, e quello che ci interessa a noi è proprio sconti. Dunque, come potete vedere, qui non abbiamo ancora nessuno sconto generato e possiamo crearlo cliccando semplicemente su Crea un codice sconto. Bene, una volta creato questo sconto possiamo dargli un nome tipo Pro 10 e poi possiamo selezionare tutto quello che ci interessa. Dunque vogliamo che sia uno sconto in percentuale, importo fisso, spedizione gratuita oppure paghi X e ricevi Y. Per adesso teniamo il più generale per fare questo esempio, dunque percentuale. Mettiamo 10 in quanto è Pro 10 e poi possiamo decidere oltretutto anche a dove applicarlo, dunque se all'intero ordine, a una collezione specifica o a prodotti specifici. Noi per adesso lasciamo intero ordine e poi abbiamo i requisiti minimi, dunque possiamo mettere ovviamente nessun requisito oppure un importo minimo di tot euro, come possiamo vedere possiamo cliccando qua, possiamo selezionare la quantità in euro di importo minimo oppure anche la quantità minima di articoli. Poi lasciamo nessuno, poi abbiamo clienti idonei, tutti gruppi specifici dei clienti oppure clienti specifici. Anche qua possiamo selezionare se tutti quelli che hanno questo codice possono utilizzarlo, bene, se no possiamo anche creare dei gruppi o proprio dare un nome e definire un cliente specifico. Inoltre possiamo limitare questi utilizzi, dunque possiamo limitare il numero di volte in cui questo codice sconto può essere utilizzato in totale, dunque possiamo mettere qua un numero, ad esempio 1, e limitare l'utilizzo di questo codice sconto a un cliente. Dunque, cos'è che potremmo fare? Questo ha senso se noi mettiamo qua che vogliamo dare 1000 sconti che si chiamano sempre tutti Pro 10, però sono solo 1000 perché facciamo una campagna pubblicitaria che diamo questi 1000 sconti e abbiamo il limite che questo sconto può essere utilizzato una volta da un cliente. Poi qui possiamo impostare la data iniziale, dunque soprattutto questa è importante per quando facciamo una pubblicità specifica o un evento specifico e anche la data di scadenza, per esempio quando c'è il Black Friday, eccetera, eccetera. Bene. Una volta che avete impostato tutto, vi basterà salvare e poi pubblicizzare il vostro codice sconto. Ovviamente lo potete anche condividere tramite un link, copia link, e se uno accede al vostro link, se accede al vostro sito tramite questo link, avrà già il codice sconto Pro 10 preimpostato. Bene, come avete visto, Shopify e come avete visto anche negli altri video ci permette di fare innumerevoli cose in maniera molto veloce, snella, semplice e soprattutto efficace. Spero che questo video vi sia d'aiuto e vi ricordo di commentare e mettere like. Ed inoltre trovate tutti gli altri nostri video gratuiti dedicati a Shopify e al mondo dell'e-commerce in generale sul nostro canale YouTube Scuola e-commerce e anche su tutti i gruppi Scuola e-commerce che sono i più popolati e i più assistiti d'Italia su Facebook. Dunque, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo. Ciao!